Cambiamo argomento, parliamo di lavoro, parliamo delle aree strutture di Grottaglie. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra le segreterie nazionali e territoriali di FIMCISL, FIOM, UILM e l'RSU del sito di Grottaglie, la direzione della Leonardo SPA e della divisione aerostrutture, al fine di analizzare il piano richiesto con forza dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali per affrontare l'attuale vuoto lavoro del sito tarantino. Noi ne parliamo esattamente con Michele Tamburrano, che è il segretario generale FIMCISL Taranto, che saluto e ringrazio, ben trovato. Salve, buongiorno e grazie a voi per l'invito. Ecco, ci sono prospettive per il rilancio, visto che parlate di un vuoto lavoro nel sito tarantino? Sì, finalmente nell'incontro di ieri si comincia ad andare nella direzione auspicata. Per la prima volta notiamo da parte aziendale una progettualità riguardo al futuro. Ci hanno illustrato quelle che sono le intenzioni e le nuove lavorazioni da portare sul sito di Grottaglie. Si parla di un progetto di punta della divisione elicotteri, la V609, detto anche convertiplano. Più si parla dell'istituzione, sempre nel sito di Grottaglie, di un campus universitario, un polo didattico come è già esistente nella regione Campania. Sicuramente dalla giornata di ieri usciamo con un cauto ottimismo, ma quello che abbiamo detto al tavolo c'è necessità ora di gestire il contingente, perché anche se cominciamo a vedere un futuro, il contingente dove l'azienda continua a ribadire la necessità di una fermata di 4 mesi come organizzazioni sindacali. E noi diciamo che potrebbero esserci altre soluzioni meno invasive, che danneggino meno i lavoratori. I lavoratori ci sono all'interno del sito di Grottaglie. Siamo circa intorno alle 1200 unità, anche se ad oggi più di 200 unità per questo nuovo lavoro che già c'è, circa 200 unità sono in trasferta in giro negli altri siti di aerostrutture in giro per l'Italia. E invece per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, che percentuale ricopre rispetto ai lavoratori? No, al momento non c'è l'utilizzo di nessun ammortizzatore sociale. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo chiesto ed ottenuto all'azienda un nuovo incontro per la giornata del 1° luglio, dove appunto andremo a discutere come gestire il contingente. Siamo convinti che la cassa integrazione possa essere scongiurato con un po' di sacrificio ancora da parte dei lavoratori, magari aumentando il personale in trasferta, ma anche costruendo dei percorsi formativi nell'ottica di queste nuove lavorazioni che sono individuate presso il sito di Grottaglie. Naturalmente, come dicevo prima, abbiamo un cauto ottimismo perché se tutto andasse per il verso giusto, Grottaglie verso la fine dell'anno sarebbe uno stabilimento come unico all'interno del panorama nazionale, dove all'interno ci potrebbero essere tre divisioni di Leonardo, ci sarebbe la divisione elettronica, la divisione elicotteri e la divisione aerostrutture, perché come ben sapete anche la divisione elettronica è in procinto di essere trasferita dal sito di Taranto nel sito di Grottaglie. Anche qui, se mi consentite, vorrei fare un attimino un po' di chiarezza, perché nella giornata di ieri c'è stato un consiglio comunale a Taranto monotematico che aveva all'ordine del giorno appunto questo trasferimento. Loro lo hanno trattato come chiusura. Il sito di Taranto non chiude ma viene trasferito in un percorso già stabilito a livello nazionale fra FIM, FIOM e UILM, la direzione aziendale, in un'ottica di sviluppo e rilancio del sito. Quindi tutto ciò che la politica ieri ci risulta anche che nel corso del Consiglio Comunale ci siano stati degli attacchi alle organizzazioni sindacali, io in questo caso dico alla politica che devono essere un valido aiuto per le organizzazioni sindacali, ma non devono contrapporsi quando magari gli mancano delle notizie. Questo sito prevede ingenti investimenti all'interno del sito di Grottaglie, assunzioni che sono già state fatte e continueranno ad essere fatte durante questo percorso. Ecco. È chiaro che è un percorso che va monitorato, ma va monitorato su un tavolo sindacale, come abbiamo già condiviso con l'azienda anche negli scorsi giorni. Faremo dei sopralluoghi del sito di Grottaglie per vedere quali saranno gli spazi Sì. dedicati ai colleghi che da elettronica si sposteranno a Grottaglie. Ecco, voi prevedete che il vuoto lavoro sia circoscritto fino al 31 dicembre 2024 e poi questa ripresa, questa ripartenza, immagino, degli investimenti
dovrebbero partire invece da gennaio 2025. Fino a sì, le previsioni sono queste, di ripartire da gennaio e salire gradatamente anche con la consegna delle fusoliere verso la Boeing. Ecco, e fino a dicembre 2024 i lavoratori come andranno avanti, visto che ci sarà la permanenza di un vuoto lavoro? Era quello che dicevo prima, noi chiediamo all'azienda di continuare a fare dei sacrifici e anche ai lavoratori stessi, aumentando il numero dei lavoratori che vanno in trasferta sul territorio nazionale e prevedendo anche dei corsi di formazione all'interno del sito nell'ottica di meglio arrivare a quelli che saranno i nuovi progetti che si insedieranno nello stabilimento. Quindi non propendiamo per una chiusura complessiva dello stabilimento, ma chiediamo che sia più utile un rallentamento della produzione. Prossimo incontro è previsto quando? 1 e 2 luglio, sempre nella sede di Roma.